La vita di Marilyn Monroe si spegne nella notte tra il 4 e il 5 agosto 1962. Al suo posto si accende una caccia alla verità, fatta di indagini, di teorie, di dichiarazioni, di ipotesi poco credibili, a volte veramente assurde, e altre invece più plausibili, in una infinita ricerca volta a capire, e a volte purtroppo a speculare, che cosa sia successo alla diva più amata del cinema americano e mondiale, potremmo dire. Omicidio, decisione volontaria di togliersi la vita, disgrazia. È davvero possibile scrivere la parola fine sul mistero che riguarda la morte di Marilyn Monroe? Il caso Marilyn Monroe, una stella inestinguibile. Marilyn Monroe era una leggenda. Nel corso della sua vita ha creato il mito di quello che una ragazza povera, proveniente da un ambiente diseredato, può raggiungere. Per il mondo intero è diventata un simbolo dell'eterno femminile, ma non ho parole per descrivere il mito e la leggenda. Non è questa la Marilyn Monroe che conoscevo. Tutti noi, riuniti qui oggi, conoscevamo solo Marilyn, una donna aperta, impulsiva, timida, sensibile e timorosa di essere rifiutata, eppure sempre avida di vita e protesa nel tentativo di realizzarsi. Nei nostri ricordi lei resta viva, non una mera ombra sullo schermo o una celebrità ammaliante. Per noi Marilyn era un'amica affezionata e leale, una collega, costantemente alla ricerca della perfezione. Abbiamo condiviso la sua sofferenza, le sue difficoltà e alcune delle sue gioie. Faceva parte della nostra famiglia. È difficile accettare che questa terribile disgrazia abbia messo fine al suo entusiasmo per la vita. La prima volta che è venuta da me sono rimasto stupito dalla sorprendente sensibilità che possedeva e conservava fresca e per nulla offuscata, e che lottava per trovare espressione nonostante la vita a cui Marilyn era stata esposta. Aveva un che di luminoso, un misto di malinconia, radiosità, desiderio, che la distingueva e al tempo stesso rendeva tutti desiderosi di poterne essere partecipi, di condividere quell'ingenuità infantile così timida eppure così vitale. E ora è tutto finito. Spero che la sua morte susciterà compassione e comprensione per l'artista e la donna sensibile che ha regalato gioia e piacere al mondo. Non posso dire addio, a Marilyn gli addii non sono mai piaciuti, ma come faceva lei, con quel suo modo particolare di mettere le cose in modo che rispecchiassero la realtà, dirò au revoir. Perché il paese in cui andate è un paese che tutti un giorno visiteremo. Quello che avete appena ascoltato è parte dell'elogio funebre che Lee Strasberg recitò il 9 agosto 1962 al funerale di Marilyn, morta 4 giorni prima. Mentre si seppelliva in un loculo il corpo di una delle dive più famose e influenti della storia del cinema, ci si chiedeva che cosa fosse davvero successo in quell'ultima fatidica notte. Già nel 1962 qualcuno non era convinto del verdetto del medico legale, ma abbiamo già visto come l'ipotesi dell'omicidio si basi su niente più che voci poco credibili e illazioni fantasiose. A questo punto resta davvero l'ipotesi che a togliersi la vita sia stata proprio Marilyn. Ma anche qui l'indagine si biforca. Se è così, è stato un atto voluto oppure è stata una disgrazia? Satisfied? Completely. No. Aren't you ashamed of those suspicions you had about me? Terribly. Bentrovati, io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a questa terza stagione di Uno studio in nero, la mia serie dedicata a indagare con gli strumenti della scienza alcuni dei più sconvolgenti e misteriosi gialli della storia. In questa stagione, lo sapete, abbiamo scelto di iniziare il nostro viaggio nei lati più oscuri del genere umano con un caso molto famoso che oggi vedrà la sua conclusione. È un caso di cui si è parlato tantissimo, si è scritto tantissimo. Io stesso, come vi dicevo, ho raccolto in un libro, Elvis è vivo, tutta questa storia, oltre a quella di tanti altri personaggi che hanno avuto una vita straordinaria, ma una
morte poi piena di interrogativi e magari anche di misteri. Elvis Presley, Kurt Cobain, Bruce Lee, John Lennon, i nostri Pasolini, Luigi Tenco, Jim Morrison, insomma, davvero per chi vuole approfondire il materiale non manca. E poi in fondo questo interesse così spasmodico verso questo caso è comprensibile, perché noi stiamo raccontando e stiamo in qualche modo per concludere questo racconto della vita e soprattutto della morte di una diva incredibile e indiscussa, Marilyn Monroe. Chi si toglie la vita dimostra che ci sono nella vita dei mali più grandi della morte. Sono parole del filosofo Francesco Restano che possono inquadrare la complicata e pesante situazione di una persona che si trova al bivio della sua esistenza. Cosa la porta a scegliere la fine? Quale stato d'animo è più forte dello spirito di sopravvivenza? Forse non sono le domande adatte, forse bisognerebbe chiedersi a che cosa la fine pone rimedio, quali mali allevia, quali tormenti lenisce. È così cattiva poi la morte? Si chiede il cantautore Pierangelo Bertoli nel Pescatore. Storia di vite intrecciate che affrontano l'una la tentazione di cedere al peccato, l'altra la tentazione di lasciarsi andare alla forza di qualcosa di troppo potente, di smettere di lottare per la propria vita. Ecco, le tentazioni di Marilyn, l'alcol, i barbiturici, i bisogni psicologici compulsivi e insani, potrebbero avere sollevato nella sua mente quella domanda: la morte è davvero così crudele? E la successiva scelta. La morte era un rimedio adatto ai demoni che la tormentavano, ma andò realmente così? Secondo il saggista irlandese Anthony Summers, la mattina del 4 agosto Marilyn era di cattivo umore. Non solo aveva dormito male, ma aveva anche ricevuto continue telefonate anonime in cui una voce femminile le diceva di lasciare in pace Bobby, riferendosi a Robert Kennedy. Era inoltre irritata dalla beatitudine con cui la sua amica e agente pubblicitaria Pat Newcomb, che si era fermata da lei per la nottata, stesse ancora dormendo, cosa che farà fino a circa mezzogiorno. Il tuttofare Norman Jeffries racconterà che quella mattina si trovò di fronte una donna provata. Non dimenticherò mai quella scena, dirà in seguito. Stava male, disperatamente male, e non solo fisicamente. E pensai che dovesse essere successo qualcosa di orribile. Doveva aver preso un sacco di stupefacenti o qualcosa del genere, o forse era fuori di sé dal terrore. Non l'avevo mai vista così. Poi Marilyn fece diverse telefonate, le prime due al massaggiatore Ralph Roberts e all'amico giornalista Sidney Skolsky, a cui dirà che la sera forse sarebbe andata alla spiaggia perché ci saranno tutti, intendendo la casa di Robert e Patricia Lawford. La figlia di Skolsky, Steffi, che il padre voleva in ascolto ogni volta che Marilyn chiamava come testimone, ricorderà che l'attrice era convinta di incontrare uno dei Kennedy a casa Lawford. Poi ricevette la visita dell'amica e parrucchiera Agnes Flanagan e proprio lei fu testimone di un pacco arrivato poco dopo di lei che conteneva, dirà, una tigre, un tigrotto di peluche. Questo fatto, secondo la Flanagan, la lasciò terribilmente depressa, ma sul motivo si resta dubbiosi e non ci sono certezze. Summers, nella sua inchiesta, dice espressamente che i racconti su cui si basa la ricostruzione delle ore successive, cioè quelli di Peter Lawford, di Pat Newcomb, di Eunice Murray, Ralph Grinson, sono per i primi due discutibili e per la Murray inattendibili. L'unico affidabile, sebbene per lo scrittore abbia comunque omesso dei particolari, soprattutto nei momenti finali, è il dottor Grinson. Ricevetti una telefonata da Marilyn verso le 4:30 del pomeriggio, scriverà in seguito lo psichiatra. Mi sembrava piuttosto depressa e sotto l'effetto di qualche farmaco. Andai da lei. Era ancora arrabbiata con la sua amica che aveva dormito 15 ore quella notte e infuriata perché lei invece non aveva riposato quasi per niente. Ma dopo che ebbi trascorso circa 2 ore e mezzo con lei mi parve più tranquilla. Sembra tuttavia che Marilyn ebbe un litigio con Pat Newcomb e pare, ma assolutamente su questo punto c'è un grosso punto di domanda, che il motivo non fosse propriamente l'insonnia della diva, quanto Robert Kennedy, un uomo conteso che oltretutto, si venne a sapere, non sarebbe stato presente a quella serata in spiaggia a casa Lawford. L'assenza di Bobby Kennedy scatena in qualche modo la disperazione di Marilyn, che si sente abbandonata. Marilyn avrebbe voluto andare a fare un giro sul molo di Santa Monica,
rivelerà il dottor Grinson. Io le dissi che era troppo stordita per farlo, ma che se avesse bevuto molti liquidi avrei lasciato che la governante l'accompagnasse alla spiaggia. Parevo un po' depressa, ma l'avevo vista tante, tante volte in condizioni molto peggiori. Eunice Murray, la governante, viene incaricata di fermarsi a casa della Monroe per la notte e così farà. Alle 19:40 Marilyn chiamò nuovamente Grinson. Poco prima aveva sentito Joe DiMaggio Jr., il figlio dell'ex marito. Dopodiché si chiuse in camera e da lì partirono altre telefonate all'attrice amica Jean Carmen, a cui chiese di raggiungerla con la tua sacca delle pillole, una cosa che la Carmen non farà, a Henry Rosenfeld, il ricco amico newyorkese che commenterà come Marilyn gli appariva stordita, e verso le 21:30 al parrucchiere confidente Sidney Guliaroff, che in un'intervista del 1995 dirà: Marilyn mi telefonò ed era fuori di sé. Piangeva e facevo fatica a capire quello che diceva. Riuscii a calmarla e mi disse: Bobby Kennedy è stato da me e mi ha minacciata, si è messo a urlare. Non sapevo assolutamente niente della sua tresca con Bobby. Sapevo di Jack, cioè John Kennedy, ma lei mi disse che aveva una relazione con Bobby e che tutto era andato a rotoli. E ora aveva paura e si sentiva in pericolo. Probabilmente le sue frequentazioni con i Kennedy avevano portato una conoscenza che era meglio non avere, tuttavia, sempre ricordando le esagerazioni e la fantasia che Marilyn utilizzava in modo istintivo o meno. La parte importante di questa ricostruzione è un'altra. Intorno alle 21, Pat Newcomb si presenta a casa Lofford e avvisa che Marilyn non sarebbe arrivata poiché era indisposta. Ecco, è qui che compaiono delle incongruenze nel racconto di Peter Lofford e di Milt Ebbins, il suo agente. Ci sono telefonate che appaiono e scompaiono nel corso delle dichiarazioni del 1975 e poi del 1982. L'ordine cronologico delle vicende non collima con le varie dichiarazioni, ma è Natalie Jacobs, la vedova di Arthur Jacobs, il capo dello studio che gestiva le pubbliche relazioni di Marilyn, a chiarire, sempre secondo l'inchiesta di Summers, alcune dinamiche. I Jacobs erano molto vicini all'attrice, ne ascoltavano i problemi, si prendevano cura di lei e quella sera ricevettero la notizia molto prima che fosse diffusa. Lasciammo immediatamente il concerto, dichiarerà in seguito Natalie, e Arthur mi accompagnò a casa. Poi andò da Marilyn e credo di non averlo visto per 2 giorni. Doveva tenere a bada la stampa. Il concerto in questione iniziò alle 20:30 e la notizia arrivò ai Jacobs alle 23 circa. Ma allora perché il corpo di Marilyn fu scoperto solo alle 3:40 di notte? Fu mio marito a sistemare tutto, risponderà Jacobs, intervistata da Summers. Non so dirle per qualche motivo, io non c'ero, ero a casa. La cosa riguardava solo lui. Secondo questa ricostruzione, cosa accadde quella sera? Marilyn parlò con diversi amici tra le 20 e le 22 e a tutti sembrava confusa. Perse probabilmente i sensi per via dei sonniferi poco dopo le 22, ma come poteva essere in rigor mortis alle 3:40 se questo sopraggiunge dalle 4 alle 6 ore dopo il decesso? Walt Schaffer, direttore dell'omonima compagnia di ambulanze, afferma che uno dei suoi mezzi fu chiamato presso l'abitazione della Monroe e che l'attrice fu prelevata in coma e fu portata all'ospedale di Santa Monica e morì lì in ospedale. Ma chi aveva chiamato la Schaffer Ambulance? Verrebbe da pensare Eunice Murray, ma allora perché telefonare poi a Grinson solo alle 3 di notte? No, per Anthony Summers la spiegazione è un'altra. A chiamare erano stati Peter Lofford e Bobby Kennedy, realmente presente a Los Angeles quella sera. Fatto che pare confermato dal capo detective Ted Brown, dall'ex capo della polizia Daryl Gates, dal vice procuratore John Dickey e da una fonte della polizia. Poco dopo le 22, Marilyn chiama i Lofford, la sua voce confusa, parla in modo sconnesso e sembra che stia pian piano perdendo conoscenza. Kennedy e Lofford tornano da lei. C'erano già stati nel pomeriggio, secondo testimonianze. La trovano in coma, ma ancora viva. A quel punto chiamano un'ambulanza, ma la diva muore. Durante la corsa o in ospedale, in realtà poco importa. Quello che importa sono le decisioni di quel momento cruciale. Bobby Kennedy, ministro della giustizia, in un'ambulanza con il corpo senza vita di Marilyn Monroe, potenzialmente un disastro, una rovina politica, seppur durante un atto di doveroso soccorso. Non restò altro da fare che riportarla a Brentwood, metterla a letto, sistemarle la cornetta nella mano che poi il rigor mortis avrebbe serrato
e ripulire la casa, pare anche da documenti compromettenti, mentre Kennedy sfruttava quel tempo per andarsene dalla città. Tra le 3.30 e le 3.40 il dottor Grinson venne chiamato e poi scoprì il corpo. In altre parole, per Summers, Marilyn morì per avere ingerito troppi sonniferi. L'unico dubbio, dirà lui stesso in un'intervista alla TV italiana del 6 settembre 2022, oltre a non poter essere certi della presenza di Bob Kennedy, oltre ad ammettere che sarebbe arrogante dire successe questo e quest'altro con sicurezza, una sicurezza che nessuno forse avrà mai, è sulla volontà. Marilyn Monroe è morta per una overdose di farmaci, ma lo ha fatto volontariamente oppure è stato, come purtroppo capita, una disattenzione, un errore di calcolo? La mattina del 5 agosto 1962 era una domenica, ma a Los Angeles era proprio la domenica a rappresentare il giorno più frenetico della settimana, visto che la notte del sabato erano sempre in tanti a morire in circostanze poco chiare. Il dottor Thomas Noguchi, medico legale di origini giapponesi, arrivò sul lavoro alle 6.30 e trovò un messaggio del coroner Theodore Curphy, il quale gli chiedeva di procedere all'autopsia di Marilyn Monroe. Ero abituato alle richieste di eseguire i casi scientificamente più difficili, scriverà Noguchi in un suo libro sulle autopsie di celebrità. Ero l'unico nello staff del dottor Curphy a far parte di una facoltà universitaria, come professore associato di patologia alla Loma Linda University Medical School, specializzato sia in patologia clinica che anatomica. Noguchi lesse il rapporto della polizia in cui si specificava che erano state trovate bottigliette di pillole accanto al letto, compreso un flacone di Nembutal, un sonnifero, e un altro flacone semivuoto di un altro sonnifero, l'idrato di cloralio. Venerdì questa donna aveva acquistato 50 pillole di Nembutal, ragionò Noguchi, mentre leggeva le ricette prescritte dal dottor Engelberg. E il giorno dopo il falcone accanto al suo letto era vuoto, la normale decisione di togliersi la vita, pensai. Ma allora perché il dottor Curphy lo aveva assegnato a me? Forse perché l'autopsia non avrebbe confermato i fatti indicati nel rapporto di polizia. Sapevo per esperienza che le autopsie spesso producono sorprese. Infatti credo che almeno il 20% delle autopsie in tutta la nazione riveli che la teoria iniziale sulla causa di morte è sbagliata. Alla presenza del procuratore distrettuale John Miner, Noguchi si mise all'opera con lo scrupolo di sempre. Sapevo che tutti nel mondo avrebbero chiesto di sapere che cosa era accaduto all'amata Marilyn Monroe. Iniziò così un esame attento della superficie cutanea con una lente d'ingrandimento alla ricerca di eventuali fori di siringa, indicativi del fatto che una droga poteva essere stata iniettata. Non ne trovò. Individuò invece una leggera ecchimosi sul lato sinistro del fondoschiena. Era un livido recente, ma Noguchi non pensava che fosse legato alla morte. La posizione sopra l'anca e le piccole dimensioni della macchia andavano contro l'ipotesi di una violenza. L'esame interno del corpo fu più lungo e sollevò qualche problema. Non trovai alcuna traccia visiva di pillole nello stomaco o nel duodeno, nessun residuo, niente cristalli di rifrazione. Per traccia visiva Noguchi intendeva delle pillole parzialmente digerite e non ce n'erano. Eppure Marilyn doveva aver inghiottito una cinquantina di pasticche, come mai non se ne vedeva traccia? L'ipotesi di chi vede complotti anche qui era che le tracce non si vedevano perché l'attrice non aveva inghiottito i barbiturici, ma le erano stati iniettati da qualcuno che la voleva morta. E tuttavia, come già detto, sull'attrice non erano presenti fori di siringa. Il laboratorio tossicologico che esaminò il fegato e il sangue prelevato a Marilyn stabilì che entrambi presentavano tracce di idrato di cloralio e di pentobarbital, la molecola del Nembutal, molto al di sopra dei dosaggi fatali. Noguchi si rese conto che il tecnico di laboratorio non aveva condotto esami sullo stomaco e sugli altri organi che gli aveva consegnato, probabilmente perché le tracce trovate nel sangue e nel fegato apparivano sufficienti come prova di una decisione volontaria di togliersi la vita, ma si rese conto più tardi che avrebbe dovuto insistere. La mancanza di quei test avrebbe contribuito ad alimentare le ipotesi più assurde. Come giovane componente dello staff non ritenevo di potermi opporre alle procedure dei responsabili del dipartimento. E inoltre le evidenze avevano convinto tanto me quanto i tossicologi che Marilyn Monroe aveva ingerito una quantità di droghe sufficiente a provocare la sua morte.
come era prevedibile, quando furono evidenti le lacune nell'autopsia, fioccarono le ipotesi di complotto che abbiamo già visto, tutte indicanti come prova l'autopsia di Noguchi. Nel 1982 il procuratore distrettuale di Los Angeles riaprì l'indagine sulla morte di Marilyn Monroe e il 4 novembre chiese di ascoltare il parere del dottor Noguchi. La domanda non poteva che essere questa. Lo stomaco era vuoto, ma come poteva esserlo se Marilyn Monroe aveva ingerito una grande quantità di pillole? Per rispondere, Noguchi fece un esempio. Quando si mangia un cibo esotico che non viene accettato dallo stomaco, si soffre di indigestione, vale a dire che lo stomaco rifiuta il cibo e lo passa con molta difficoltà all'intestino. Quando invece si ingerisce cibo che si è mangiato per anni, non c'è indigestione, il cibo passa rapidamente nell'intestino. La stessa cosa succede con le pillole inghiottite da chi è abituato a ingerire farmaci. Marilyn Monroe da anni prendeva forti dosi di sonnifero e di idrato di cloralio. Il suo stomaco conosceva bene quelle sostanze che furono subito digerite e passate al tratto intestinale. Per l'esperienza che avevo con i drogati e i farmacodipendenti, spiegò Noguchi al procuratore, mi aspettavo di non vedere in questi casi tracce visibili di pillole, un fatto che dimostrava solamente che queste persone erano tossicomani e non che erano vittime di un omicidio a cui era stata fatta un'iniezione. Come mai, chiese quindi il procuratore, se la Monroe aveva ingerito 50 pastiglie di Nembutal, il colore giallo delle pasticche non si trovava nella gola, nell'esofago o nello stomaco. Conoscevo bene questo farmaco, sembrava essere quello preferito da chi voleva suicidarsi, disse il medico. Basta prendere una capsula gialla di Nembutal e inumidirla con le labbra. Se la si strofina con un dito si vedrà che non resta nessun colore giallo sulla pelle. Il Nembutal è avvolto in capsule da cui non si stacca il colore quando vengono ingerite. L'ultimo punto controverso riguardava l'esame esterno del corpo di Marilyn Monroe. Com'è possibile che non siano stati trovati fori di siringa, visto che il suo medico le aveva fatto un'iniezione il giorno prima del decesso? Le punture fatte con sottili aghi medici, come quelli usati dal medico di Marilyn, spiegò Noguchi, guariscono nel giro di alcune ore e diventano invisibili. Solamente le punture fatte da poco sono riscontrabili. L'iniezione del medico era stata fatta quasi 48 ore prima dell'autopsia. Per questo non c'erano tracce di recenti punture. Nel dicembre del 1982 l'ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles rese pubblico il rapporto finale sulla morte di Marilyn Monroe. Un omicidio, si può leggere nelle conclusioni, avrebbe richiesto una massiccia cospirazione che avrebbe dovuto coinvolgere tutte le persone presenti sulla scena del crimine tra il 4 e il 5 agosto 1962, il o gli assassini, il coroner, il medico legale che compì l'autopsia e a cui il compito fu assegnato in maniera del tutto casuale, quasi tutti gli agenti di polizia assegnati al caso, compresi il loro superiore al Dipartimento di Polizia di Los Angeles. La nostra inchiesta e l'esame dei documenti non hanno trovato nessuna prova credibile capace di convalidare la teoria dell'omicidio. Se il riesame del 1982 ha nuovamente escluso l'omicidio, torniamo un istante a quel dubbio di Anthony Summers relativo alla volontarietà del gesto di Marilyn. Nell'agosto del 2005 l'ex procuratore John Miner decise di consegnare al Los Angeles Times la trascrizione di alcuni nastri registrati da Marilyn per il suo psichiatra, il dottor Grinson. Sebbene si sapesse dei nastri, che però erano andati distrutti, nessuno era al corrente del fatto che ne esistevano delle trascrizioni. Tantomeno l'ufficio del procuratore distrettuale, che aveva riaperto l'inchiesta nell'82 e che quindi non ha potuto emanare un mandato per averli. Miner spiegò che aveva promesso al dottor Grinson di rispettare la privacy di Marilyn e di non rivelare mai il contenuto delle conversazioni registrate, ma quando alcuni autori iniziarono ad accusare Grinson di essere in qualche modo responsabile per la morte dell'attrice, l'ex procuratore chiese alla vedova dello psichiatra di poter diffondere i contenuti dei nastri per ristabilire la verità e restituire a Grinson il rispetto che meritava per la professionalità con cui aveva trattato la paziente Marilyn Monroe. In quelle trascrizioni la diva parlava delle sue difficoltà nella sfera sessuale e della prima volta che dopo un percorso terapeutico era riuscita ad avere un orgasmo con il partner. Parla poi di Clark Gable come del padre che avrebbe sempre voluto e della forte tristezza provata alla sua morte.
racconta addirittura di un'avventura omosessuale con l'attrice Joan Crawford e parla dei suoi mariti e dell'istituzione del matrimonio che per lei aveva distrutto il rapporto con due uomini che considerava meravigliosi. Joe, disse l'attrice, non poteva essere il marito di Marilyn, la famosa stella del cinema. Joe ha nella sua testa cocciuta d'italiano l'immagine della moglie italiana tradizionale. Lei deve essere fedele, fare ciò che lui le dice, dedicargli tutta se stessa. Dottore, lei sa bene che non fa per me. In nessun modo avrei potuto smettere di essere Marilyn Monroe e diventare qualcun altro per salvare il nostro matrimonio. Non ci è voluto molto tempo perché entrambi ce ne rendessimo conto e ponessimo fine alla nostra unione, non al nostro amore. In qualsiasi momento io abbia bisogno di lui, Joe è lì. Non potrei desiderare amico migliore. Sposare Arthur Miller, continuava Marilyn, è stato un mio errore, non suo. Non poteva darmi l'attenzione, il calore, l'affetto di cui ho bisogno. Arthur non mi ha mai ritenuta particolarmente intelligente. Non ha potuto condividere la sua vita intellettuale con me. Come amanti non eravamo niente di speciale. Lui non era tanto interessato. Penso che il suo piccolo padre ebreo nutrisse per me un affetto più sincero del suo. Nei nastri Marilyn parla anche dei fratelli Kennedy, ma non c'è alcun riferimento a eventuali relazioni con John, che per lei era solo un grande presidente, una persona che sembra ammirare profondamente. Su Robert Kennedy invece c'è la missione esplicita che una relazione sentimentale c'era stata, ma al contrario di quanto si pensava, non era lui a volerla lasciare, bensì lei. Non c'è posto per lui nella mia vita, credo di non avere il coraggio di affrontare la questione e ferirlo. Vorrei che qualcun altro gli dicesse che è finita. Avrei voluto chiedere al presidente di farlo, ma non ci sono riuscita. Le trascrizioni presentate da Miner non mostrano una donna che è pronta a togliersi la vita, neppure una persona che si sente minacciata da qualcosa o da qualcuno. Ma qui Miner inserisce un'ipotesi particolare. Se qualcuno la uccise, non lo fece con un'iniezione ma con un clistere. Lo so, disse Miner, scomparso nel 2011 a questo riguardo, perché non ci sono indicazioni che le capsule siano state inghiottite. Se avesse ingerito 30 capsule o di più, avrebbe assorbito abbastanza barbiturici capaci di ucciderla prima ancora che si fossero dissolte tutte. Eppure, come ricorderete, nello stomaco non si trovarono resti di capsule parzialmente digerite. Potrebbe avere una sua logica, ma l'ipotesi non tiene conto delle osservazioni di Thomas Noguchi, in particolare circa il fatto che Marilyn era abituata ad assumere farmaci e il suo stomaco li sopportava e li digeriva meglio e più in fretta di quanto sarebbe successo con una persona che non aveva mai preso un sonnifero. Lo conferma l'ex procuratore Carroll, che nell'inchiesta del 1982 chiese un parere indipendente al dottor Boyd Stevens, capo dell'ufficio del coroner per la città e la contea di San Francisco. Stevens gli disse che la quantità di Nembutal presente nel fegato era circa il doppio rispetto a quella che fu trovata nel sangue. Questo significava che Marilyn aveva vissuto per un certo periodo di tempo dopo aver ingerito le droghe che stavano quasi scomparendo dal sangue, ma che si erano già depositate in quantità massiccia nel fegato. Se a Marilyn fosse stato praticato un clistere drogato, è opinione di Carroll che il veleno le sarebbe entrato in circolo molto rapidamente e nel fegato non si sarebbero trovati quei livelli di barbiturici. Nel 1962, quando Marilyn Monroe morì, il coroner, oltre agli elementi raccolti attraverso l'autopsia, aveva incaricato un gruppo di psicologi perché interrogassero familiari, amici, collaboratori dell'attrice, in modo da stabilire la sua situazione psicologica, se sarebbe quindi stata capace di togliersi la vita. Le confidenze raccolte dagli psicologi rimasero riservate perché raccolte sotto giuramento di segretezza, ma si conosce la loro conclusione: si è tolta la vita. 20 anni dopo, Thomas Noguchi chiese a uno dei componenti di quel gruppo, il dottor Robert Littman, fondatore del centro di prevenzione, se secondo lui era sensata l'ipotesi dell'omicidio. La porta della camera da letto era chiusa a chiave dall'interno, rispose Littman. Dovettero rompere una finestra per entrare nella stanza e la signora Murray rimase nella sua stanza per tutta la notte, poco distante da quella della Monroe. Alla fine di tutto, con ipotesi molto più plausibili di altre, con teorie cospirazioniste senza reali elementi di indagine e senza prove, con un'idea di un omicidio
poco credibile e una di una decisione volontaria di togliersi la vita che appare invece dai contorni molto più netti, resta ugualmente la sensazione che nessuno può dire con esattezza che cosa è successo quella notte nella camera da letto di Marilyn. Nessuno probabilmente potrà neppure mai dire con certezza quello che accadde nella mente dell'attrice che in meno di mezz'ora trasformò la bellissima Marilyn Monroe nel corpo senza vita di Norma Jean e in una leggenda eterna. Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, la mia isola del mistero, e che ci danno la possibilità di realizzare queste e tutte le serie che condivido qui sul mio canale YouTube e sugli altri social. Potete trovare i nomi di chi ha contribuito in particolare a Uno studio in nero in coda a questo video e voi stessi, sbarcando sulla mia isola, oltre a unirvi a noi, ci darete la possibilità e voi stessi sarete partecipi, no, della creazione di nuovi contenuti, di nuove serie, e voi stessi poi avrete accesso anche a materiali che troverete solamente sull'isola. Quindi iscrivetevi anche voi a Patreon, ne abbiamo tantissime da realizzare e da organizzare nei prossimi mesi. E con la conclusione di questa inchiesta sul caso di Marilyn Monroe, con questo interrogativo che alla fine sembra propendere, diciamo così, per una soluzione di un certo tipo, ma non ci dà la possibilità di avere una risposta precisa su ogni singolo dettaglio, la prossima settimana ci addentreremo addirittura in un mistero che è tutto italiano, un caso che è rimasto senza colpevoli ancora oggi, dopo 70 anni. A presto!